Even if, you know, there are people that we really think are doing bad things, we can still be kind. We can still wish them well. E a poco ampliamo la nostra capacità di poter augurare il bene alle persone, a tutte le persone, anche a quelle con cui abbiamo differenze di vedute, alle persone che sono diverse da noi, le persone anche che non comprendiamo. So, connecting with each other is a start. This is easy here. Quindi entrare in connessione gli uni con gli altri qui è un punto di partenza ed è facile qui. So, taking a moment at the beginning to do just that, to connect. Quindi prendiamo all'inizio per qualche momento, entriamo in connessione tutti insieme. Without words, without stories, just open-hearted kindness. Senza parole, senza storie che ci raccontiamo, solo con una gentilezza, veramente con un cuore aperto. It's an amazing thing to see all these little faces in front of me, in my room in Myanmar. Here you all are. And each of you has a similar experience in your own space, wherever you are, we're all with you. È veramente incredibile, sono qui nella mia stanza in Birmania e ho davanti a me tutti questi piccoli quadratini con i vostri volti e tutti voi e tutti noi stiamo vivendo, ognuno nel proprio spazio, la stessa esperienza. So truly, good morning. E quindi davvero vi auguro buongiorno. And we say this all the time. Buongiorno, good morning, grazie, whatever language we use. Hola. And what we mean is, may you have a good morning. It's a metaphrase in one little word. And we take it so for granted. E ognuno di noi nelle proprie lingue lo diciamo tutte le mattine quando incontriamo qualcuno, buongiorno, ma oppure quella che è appunto la lingua di ognuno di voi. E lo diamo per scontato, ma in realtà quello che vuol dire è proprio che tu possa avere una buona giornata. And we can use just this simple greeting with each other here in this small group as a touchstone, as a place to connect with the metta. And then we can take it out into the world. So when we go somewhere, we meet somebody and we say, buongiorno, we actually mean it. E possiamo fare in modo che quello che tra di noi è un punto iniziale di contatto, che noi poi lo si possa portare anche all'esterno, in modo tale che quando incontriamo qualcuno e gli diciamo buongiorno, lo vogliamo davvero dire con tutto noi stessi. We actually mean it when we go out into that world full of beings in this category you've been working with, these unknown beings, these strangers. We can have that heartfelt connection. E questo vale anche quando andiamo fuori nel mondo e andiamo a incontrare quelle persone come quella con cui abbiamo avuto con cui siamo stati in contatto nelle ultime 24 ore, alle persone che non conosciamo. E con queste stesse persone possiamo avere questa stessa intenzione di benevolenza nel cuore. So then if we take this on as a practice and the metta deepens, we inevitably arrive at the next category. We've started where it's easy with each other and with strangers, and now we get to difficult people. E ora man mano che la pratica cresce, si approfondisce, abbiamo iniziato laddove era più facile, siamo passati dalle persone più facili alla persona sconosciuta, passiamo laddove invece è più difficile.
difficile, le persone difficili. And this is the category we'll work with today. E questa è la categoria con cui lavoreremo oggi. After these previous categories, which are relatively easy to open to, we arrive in one step to the door of challenge, really serious challenge sometimes. Because this category is where the ego is extremely defended. Quindi dopo aver essere passati in questi giorni da una categoria all'altra, ma tutto e comunque in cui l'accesso alla connessione è stato relativamente semplice, adesso con un balzo solo arriviamo a una categoria che è davvero, che costituisce davvero una sfida, perché è la categoria in cui l'ego è più difeso, si difende maggiormente. And this defense can manifest in many ways. E questa autodifesa può manifestarsi in molti modi diversi. As fear, as anger, as self-righteousness, as judgment. And, you know, I'm sure you can all think for yourself. Of your own examples. E questa autodifesa, questo modo di proteggersi, può assumere molti aspetti diversi. La rabbia, il risentimento, what did you say again? Anger, resentment. Ah, un senso di essere, yes, this is interesting, un senso di essere veramente nel giusto, di avere ragione nell'avere questo stato d'animo. E quindi può assumere molte forme diverse. Ognuno, sono sicuro di voi, può trovare il proprio piccolo elenco. And judgment, of course, is very common. E ovviamente il giudizio è estremamente comune. And often our responses to people in this category are not one simple pure state. It's often a mix of many of these. E spesso quello che è la nostra risposta quando ci troviamo di fronte a una persona di questa categoria non è uniforme, ma è fatta di molti aspetti diversi contemporaneamente. So we may have this rather horrible layer cake of anger, self-righteousness, conceit, fear, and they're all stacked one on top of the other. E quindi potremmo trovarci a doverci confrontare con questa sorta di torta multistrato di stati d'animo e di sentimenti diversi, dalla rabbia al senso di essere nel giusto, al risentimento, alla paura, tutti insieme. So, with this category, please be careful of who you choose. E quindi con questa categoria innanzitutto state attenti, abbiate cura rispetto alla persona che scegliete. So don't, of course, choose the hardest person. Ovviamente non partite dalla persona più difficile, quella che costituisce una sfida maggiore. Don't choose the hardest person. Non scegliete la persona più difficile. I say this twice because that's what often people want to do. E lo ripeto due volte perché spesso è quello che invece le persone vogliono fare. We come to the practice with an agenda and this is the relationship we want to fix. Arriviamo a questa pratica con un programma, con un obiettivo, e spesso è proprio quello di volere sistemare, risolvere una relazione particolare.
un rapporto particolare. The metta, when it is developed and strong, it does work to undo all these forms of reactivity, but in time. So please be patient with this and let it do its own work in its own time. Ed è vero che la metta è in grado a poco di sciogliere, è in grado di sciogliere questi diversi strati di difficoltà e risolverli, ma ci vuole tempo e ci vuole pazienza, per cui dategli tempo. Siate pazienti. Often the most difficult people are the people who have harmed us or hurt us in some way. Spesso le persone più difficili sono quelle che ci hanno fatto del male in qualche maniera. So this brings up our essential vulnerability. It can be a very, very tender place. E questo fa emergere uno stato di vulnerabilità che può proiettarci in una dimensione, in uno spazio molto delicato, molto tenero e vulnerabile. So beginning in this category with somebody very easy. Quindi in questa categoria cominciate con qualcuno di molto facile. So when I say molto facile, what I mean is somebody that we just don't like a little bit. Quindi con questo intendo molto facile, una persona che un po' non ci piace. So it's not somebody who has harmed us. It's not somebody where the negativity has come towards us. It's somebody that we just have a mild dislike for. Quindi non deve trattarsi di una persona che ci ha fatto del male in qualche maniera, ma piuttosto qualcuno verso cui abbiamo una piccola senso di avversione, insomma, che un pochino non ci piace. So in cui non abbiamo simpatia. Sorry. Right. Yeah. In a residential retreat, we all have people that bother us a little bit. Maybe they have socks we don't like, or they walk a little too heavy, or they breathe in a strange way and it bothers us. Sì, in un ritiro residenziale ci sono sempre quelle persone che un po' ci disturbano, magari perché hanno delle calze che non ci piacciono, camminano in modo un po' troppo pesante, respirano in un modo strano e questo ci disturba. And in a residential retreat, because we are quiet, these responses to these things are much more, or they're amplified. E siccome in un ritiro siamo in silenzio, queste risposte a questo tipo di input si amplificano. But in your everyday life, there are still people, probably, who, when you see them or are around them, there is this pulling away, this, for some reason, you just, something about them that bothers you, that you don't like. Ma Just a little bit. Comunque anche nella vostra vita quotidiana ci deve essere quella persona o quelle persone che quando le incontrate vi suscitano quel leggero fastidio, quella scontentezza nell'incontrarle, anche solo un po'. So beginning in the formal metta practice, with a person like this, for whom you have a little bit of dislike, and then graduating from that, if you are successful, to somebody harder, where the difficulty between you and them may come from them and not from you.
Quindi cominciate con questa persona, con questo tipo di persone che per qualche motivo non vi sono simpatiche, non vi piacciono. E poi se avete successo con questa persona, allora potete procedere verso una persona un po' più difficile, una persona in cui la difficoltà non risiede da parte vostra, ma da qualche cosa che questa persona vi ha fatto. So I will speak a little bit to this when I give you your daily instructions. But really, when you choose a person who's a little harder in this category, resist the almost universal temptation to go to the person in your life who has caused or is causing presently the most distress. Ma, e ne parlerò di più, un po' più diffusamente durante proprio le istruzioni di meditazione, la meditazione guidata, vi invito a non scegliere, anche quando passate alla seconda persona, quella che attualmente vi ha dato, o in generale, vi ha dato proprio la massima sofferenza, vi ha creato la maggiore sofferenza in assoluto. So don't go to an ex-partner who has really hurt you, or maybe that person in your workplace who got the job that you actually deserved, or even, actually, often people go to a neighbor. But actually, neighbors can be incredibly difficult. So maybe don't even go to that neighbor first. E quindi non andate dal fidanzato che vi ha lasciato, non andate dal collega di lavoro che vi ha soffiato il posto che avreste meritato e non andate nemmeno dal vicino di casa che vi irrita, vi crea così tanti problemi, perché spesso sono proprio i vicini di casa che sono estremamente difficili e che ci creano davvero dei problemi. Quindi non andate a una di queste persone. Sorry, do you mean as first person or in general? I didn't get this. After you've done the first person, the easier person, when you go to the next person. Mm-hmm. Yeah. Quindi anche quando vi rivolgete appunto alla seconda persona, non andate a una persona di questo tipo, di questo genere. So when you go to the slightly harder person, maybe choose that stranger who didn't keep personal distance when you were out for your walk and it made you a little angry. Somebody like this that did something but it wasn't long lasting or very difficult. Quindi se prendiamo per esempio una situazione tipica anche del ritiro, al limite anche nella vita quotidiana, quella persona che non conosce, quella persona che vi si è avvicinata troppo mentre camminavate, che non ha mantenuto, che ha invaso il vostro spazio personale. Quindi qualcosa che non ha creato un problema di lunga durata. As we've been going through the categories, the metta gradually deepens. But with this category, it's like a continental shelf. It drops off. It gets significantly deeper. So go slowly in this category. It's very helpful to have a lot of patience and just to tiptoe into the deeper water. Man mano che procediamo con la pratica, la metta va sempre più in profondità. Ma con questa categoria è proprio come un precipitare dalla cosa, come si dice, la cosa continentale nel mare, insomma è proprio tuffarsi in un burrone, in un precipizio, e quindi affrontatelo in punta di piedi e con molta pazienza. Because you don't want to be drowning in reactivity. Perché non volete farvi travolgere dalla reattività. Yeah, yeah. And if you go to somebody extremely difficult, you can be triggering what is basically what can be like a trauma response. So to be careful if you've had significant trauma around what somebody else has done. And don't go to that person until you are very, very certain of the stability and strength of your metta.
E in questa categoria possono anche questa categoria può anche comprendere delle situazioni traumatiche, persone che vi hanno causato dei traumi. Quindi prima di affrontare questo tipo di relazione, prestate cura al fatto che la meta si sia davvero consolidata. So there's just one more other introductory thing I wanted to mention about this category, and that is around people who have done harmful things or are presently doing harmful things to you or to the world. E vorrei solo dire qualche parola ancora rispetto alle, sempre in questa categoria, a quel tipo di persone che in questo momento stanno facendo del male o a voi stessi o anche in generale al mondo. As you know very well right by now, metta is without boundaries. It is boundless. It touches everybody equally, including these people who are doing harmful things. E come ormai sapete bene, la metta include, è illimitata, sconfinata, incondizionata e quindi include anche le persone che stanno facendo del male. This is the mark of powerful metta. Questo è proprio il segno di una metta estremamente potente. But please understand that this does not mean that we condone or approve of their actions. Ma vi prego di capire che questo non vuol dire approvare, perdonare, diciamo così, condonare quelle che sono delle azioni negative. Metta is well-wishing towards living beings. It is not approval of wrongdoing. La metta è un'attitudine e un augurio di bene, una benevolenza nei confronti di tutti gli esseri, senza approvarli necessariamente. So metta in action or speech can manifest as a very strong statement of no, that is not okay what you are doing. Quindi la metta in azione o la metta nella parola può anche esprimersi attraverso una dichiarazione ferma: no, quello che stai facendo non va bene, non è giusto, ti prego di fermarti. And it's not in any way passive. Non è in alcun modo passiva, ma è piuttosto attiva, una metta attiva. So, for example, if somebody is doing something to you that's not right, metta is not just kind of letting them do that. That's not metta, that's something else. Quindi se c'è qualcuno che in questo momento vi sta facendo del male, non si tratta di lasciarlo fare, perché questa non è metta, ma è qualcosa di diverso. And boundaries here, psychological, healthy psychological boundaries, are a manifestation of metta in a case like that. In un caso come questo, stabilire dei confini, dei saldi confini, dei fermi confini psicologici è una manifestazione di metta. So, speaking and acting from a place of metta is actually an incredibly powerful thing. E agire e parlare da uno stato imbevuto di metta è qualcosa di estremamente potente. And it may go against the stream. Potrebbe anche andare potrebbe anche andare controcorrente. So for example, people like Martin Luther King or Gandhi. Oh, they were both acting from a place of very strong metta.
Quindi persone come per esempio Martin Luther King o Gandhi agivano mossi da uno stato potente di metta. So metta can manifest as social justice work, as protests, as simply telling somebody, no, please, that's not right. There are many ways metta can manifest that are not sweet, kind of squishy. I didn't even know how to articulate this, but they're not that kind of warm, fuzzy teddy bear of love that we think of, but they are a very deep love. Quindi la metta può manifestarsi come dissenso politico, può manifestarsi anche come manifestazioni. Sicuramente non si tratta di quella sorta di affettuosità sdolcinata come se stessimo abbracciando un orsetto. Non ha nulla di questa, non ha nulla di sdolcinato, diciamo. So in the practice today, beginning with somebody very easy. Quindi nella pratica di oggi cominciamo con qualcuno di molto facile. And in this category, particularly if your main intention is to develop the metta, it's less important to find a person of the opposite gender. In questa categoria, se la vostra intenzione appunto è sviluppare la metta, non ha più così importanza il genere della persona scelta. So reflecting for a moment before we start to sit of who really annoys you a little bit in your life. Quindi prendiamo qualche momento prima di cominciare per riflettere chi è che in questo momento un po' mi infastidisce. And one other thing I forgot to add. At the very beginning, with this very first person, they should not be an intimate partner or somebody that you live with. That's really causing you distress. That can actually be a lot harder than you might imagine. Un'altra cosa che devo aggiungere prima di iniziare è che questa persona non dovrebbe essere il vostro partner, qualcuno con cui vivete e che vi crea grandi difficoltà. Even if it seems trivial, you would be surprised what can come up. So choosing somebody a little distant. Potreste sorprendervi di quello che potrebbe emergere con questo tipo di persone, quindi scegliete qualcuno con cui c'è un po' più di distanza. So taking that last sip of water, adjusting your posture, finding a comfortable sitting posture. Quindi bevete se ne avete bisogno, trovate la postura che per voi è più comoda. Sistematela, aggiustatela. Relaxing the body, finding that comfortable posture. If there are any places of tension or tightness, you can consciously move and adjust. Quindi rilassate la postura, se vi accorgete che ci sono dei luoghi, dei punti di tensione nel corpo, potete attivamente anche scrollarvi un po', sistemarli. Making sure that you also are sitting in a place where it's a comfortable temperature. E anche assicuratevi che vi trovate in una stanza, in un luogo dove la temperatura sia confortevole. Relaxing the body, relaxing the mind as well. Rilassando il corpo e rilassando anche la mente. Just letting it rest
as you close your eyes, in the simple awareness of being here, sitting, and of whatever sensations you naturally feel. Rilassandovi dove vi trovate, in questa consapevolezza del vostro corpo, di dove siete, e anche delle sensazioni che state provando adesso, momento per momento. And after a moment, allowing the attention to rest more closely at the heart center. E permettendo ora all'attenzione di dimorare più da vicino nell'area del cuore, nel centro del cuore. And you can put your hand there if it makes it easier to feel that part of the body. E se vi facilita il fatto di sentire maggiormente, avvertire maggiormente questa zona del corpo, potete poggiarvi gentilmente una mano. And in the first 5 minutes or so of the sitting, beginning to radiate metta to whichever category for you is easiest. E nei primi 5 minuti della pratica irradiate gentilezza amorevole verso la persona della categoria che vi risulta più facile. Thank you.
And now allowing this slightly challenging person to come into the field of your metta. Permettendo ora a questa persona un po' difficile, che costituisce un po' una sfida per voi, mettetegli di entrare nel campo della vostra metta. And letting them come into the foreground, letting them come a little closer. Permettendo che possano avvicinarsi un po', permettendo che arrivino, che arrivi in primo piano. But letting it be a comfortable distance. Ma lasciando che rimanga una distanza di sicurezza. And beginning to connect with them as fellow human beings. Who want to be happy. Cominciando a entrare in questo, in questa relazione con loro, in quanto esseri umani come voi, che come voi vogliono essere felici. And beginning to cultivate the metta for these beings in the same way as you've done for all the other categories, using your simple phrase, connect with the heart. Connect with this person, repeat the phrase and connect with the meaning of the well-wishing. E praticando con la frase che avete usato fino ad ora, la stessa maniera, entrando in contatto con, pronunciando le parole, entrando in contatto con la persona, rimanendo nello spazio del cuore e mantenendo il contatto con il significato delle frasi. And repeating this process in your own time at a comfortable pace over and over, just planting your metta garden. Continuando a ripetere questo procedimento, una frase dopo l'altra, nella stessa maniera, continuando così a piantare il vostro giardino di metta. And if you find the mind going into stories or thinking or imagination or distraction, as soon as you realize, simply returning again and starting again with this person. And with the metta phrase. E se a un certo punto vi accorgete che state cominciando a pensare, magari stanno cominciando a crearsi degli stati immaginativi o vi state anche semplicemente distraendo, semplicemente riportate la mente alla frase di metta e alla sua ripetizione. Really moment to moment to moment, guiding the heart to kindness. Davvero, un momento dopo l'altro, indirizzando il cuore verso la gentilezza.
Now coming to the end of the sitting. When you're ready, opening your eyes. Avvicinandoci ora alla chiusura della seduta e alla conclusione, aprendo gli occhi quando sentite che è il momento giusto per voi. And today, because there was a lot to say about this category, I left the sharing for now. So anybody who would like to share or who has any questions about the practice, please feel free. E poiché c'erano tante cose da dire oggi su questa nuova categoria, ho preferito lasciare il momento della condivisione dopo la pratica meditativa. E quindi adesso, se volete, è il momento in cui potete condividere la vostra esperienza oppure anche se desiderate fare delle domande. And I'd like to finish pretty much right on time so that those who have interviews and I have some time to move the body because we've been sitting all this time and we'll be sitting later. So just to know that I'll be closing the questions right on time today. E poiché vorrei concludere questa fase delle domande esattamente in orario, perché poi vorrei poter lasciare un po' di tempo prima di entrare nella breakout room per il gruppo di oggi, e quindi solo per avvertirvi che il tempo sarà quello previsto, senza sforature. Viraniani, shall I stop the recording? If you like, yeah. Ok. Sì. I just put in pause, so maybe if you want to give more instruction, I can switch on it. As you can, or go to where it's easier if you encounter difficulty in the formal sitting and the formal walking. And in general activities, either this category, yourself, or all beings. E continuando la pratica durante la giornata, come nelle istruzioni dei giorni precedenti, continuate con questa categoria durante la meditazione formale seduta, durante quella camminata, e durante la giornata potete rivolgervi alla stessa categoria a voi stessi oppure a una categoria più semplice. E qualora incontraste difficoltà, come peraltro si è detto per le categorie precedenti, potete tornare a una categoria dove vi risulta più agevole mandare meta. I want to close today with a chant that you don't have the sheet for. It's a very, because we're a little over, but I want to chant anyway. It's a very short Burmese chant, which is basically the four Brahma Viharas, these very short wishes, well wishing for happiness, freedom from suffering, for that people's good fortune continue and increase, and may they have equanimity. And then it's a sharing of merit that's very brief. E vorrei anche, se abbiamo, poiché abbiamo poco tempo, vorrei comunque concludere con una recitazione di un canto di cui non avete il foglio, è un canto sempre dei quattro Brahma Vihara, e si conclude con una condivisione dei meriti. And it's Burmese, so. Ed è in birmano. Alun tatuad we chan ma jabaze chan ma jabaze go see a kin jabaze six see a kin jabaze asasa ayaya asempie jabaze amya 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 Yudo mucha pakolo sadu
Sadhu, sadhu. Amya, yudo mucha pakolo. Sadhu, sadhu, sadhu. Amya, yudo mucha pakolo. Sadhu, sadhu, sadhu papaya. Grazie a tutti. May you have a wonderful, wonderful day of practice. A very nice day over there. Those of you who we'll be meeting with shortly, we can go into the breakout room and then come back in 15 minutes. E auguro a tutti una buona giornata di pratica. Possiamo, quelli che si fermano possono entrare nella breakout room e poi ci ritroviamo in un quarto d'ora.